Saluto in collegamento il dottor Andrea Rossi. Buonasera, dottor Rossi. Buonasera, buonasera a voi in studio, buonasera Grazie, professore. grazie di essere tornato a collegarsi con noi. È un editorialista di informazionecattolica.it e dottore, un ricercatore di storia militare. Generale, gli embarghi non servono a nulla. Questa è la morale che mi viene da trarre, perché non mi viene in mente un singolo caso negli ultimi 100 anni in cui un embargo stabilito da potenze straniere abbia condotto a, diciamo, una reimpostazione democratica dei paesi che l'embargo lo subiscono. Quindi io non ne faccio un caso singolo del caso di Cuba. In realtà è un problema generale che bisognerebbe porsi, cioè l'embargo come strumento economico funziona o non funziona? Funziona ed è una cosa che alla fine provoca in qualche modo un riposizionamento in senso democratico di una nazione o non funziona? Io penso che dovremmo farci questo tipo di domande in primo luogo e in secondo luogo bisognerebbe farsi anche una domanda su quello che è il ruolo dell'ONU, perché come nel caso di Cuba e come in decine di altri casi, davvero si fa fatica a comprendere a cosa possano servire questo tipo di sanzioni. In realtà Cuba, se dovessi fare un'indagine, diciamo così, dal punto di vista della strutturazione del regime e di come sta utilizzando le risorse che ha, mi pare che questo embargo abbia sostanzialmente favorito quello che era la classe dirigente che era stata impostata da Fidel Castro 60 anni fa. Non mi pare che ci sia stato una sorta di smottamento verso la democrazia, grazie all'embargo. A chi è servito questo embargo? Mi verrebbe quasi da dire è servito a stabilizzare il regime di Cuba, paradossalmente, perché, nel momento in cui un paese si isola, quel poco di patriottismo che c'è all'interno di questo paese viene sollecitato. Ma questo non si vede solo a Cuba, si vede in decine di altri casi, in decine di altre nazioni. Riguardo al ruolo degli Stati Uniti, e poi concludo, io non sono tendenzialmente una persona che è complottista. Però a me fa pensare molto il fatto che ci sia una sorta di deep state, di stato profondo che indipendentemente da quelle che sono le presidenze e gli staff dei presidenti degli Stati Uniti si muove in una determinata direzione, perché non è possibile che alcune cose di politica estera restino sostanzialmente invariate indipendentemente da quella che è l'amministrazione, se democratica o repubblicana. Dal mio punto di vista, in questo caso ci sono più domande che risposte. Di certo, come strumento, mi pare del tutto evidente che non funziona, ma io volevo fare questa riflessione, che in realtà, come poi ha sottolineato anche il Papa, la pace è una cosa di tutti, nel senso che è una cosa di tutti i popoli. Io credo che Papa Francesco abbia spiegato un concetto che poi si ritrova nelle posizioni di altri pontefici che hanno attraversato altre guerre, quando si parlava dell'inutile strage durante la Prima Guerra Mondiale. Perché dico che la pace è nelle mani dei popoli? Perché nel momento in cui le diplomazie non funzionano e il potere viene delegato alla grande finanza, e in questo mi permetto di dire, c'è una storia ormai centenaria di decisioni diplomatiche che sono state prese dalla grande finanza. Ci sono esempi, quanti ne vogliamo, di interlocuzioni che violavano anche stati di guerra che c'erano fra popoli. Poi i conti finali, però, si fanno con le persone, si fanno con i popoli. Io guardo con grande attenzione anche a qual è, diciamo, la sensazione dell'opinione pubblica europea piuttosto che americana nei confronti di questa guerra. Perché è pur vero che le democrazie si esprimono tramite il voto, però si esprimono anche con quella che è l'opinione pubblica.
Non possiamo fare i conti senza quello e purtroppo in Europa su questo, nonostante diciamo un'informazione che spesso è disinformazione, c'è una grossa spaccatura. C'è una grossa spaccatura che deriva da come è finita la Seconda Guerra Mondiale. Io vi dico, osservate con attenzione qual è l'opinione generale delle popolazioni che sono confinanti con l'Ucraina, quindi parlo dei paesi baltici, della Polonia, di tutti quelli che hanno subito in maniera più gravosa l'essere stati dalla parte sbagliata della cortina di ferro e a che tipo di sacrifici sarebbero disposti questo genere di popolazioni pur di non accettare un'Ucraina che in qualche modo patteggia con i russi e cosa pensa il resto dell'Europa occidentale? Perché non prendiamoci in giro, sono due percezioni completamente diverse che tra l'altro rispecchiano equilibri che sono vecchi di 70 anni. Quindi il Papa, quando dice questo, dice che molto della pace è nelle mani delle singole popolazioni, molto della pace è nelle mani, che lo vogliamo o no, degli stessi ucraini, ed è il pezzo del discorso, l'altro resto del discorso che ha detto il Papa. Cioè, la pace sarà, in questo conflitto, quella che vorranno gli ucraini. E a me preoccupa molto in tutto questo il fatto che, come diceva in un'intervista che mi dispiace sia passata un po' sotto silenzio, che è stata fatta al portavoce del presidente Zelensky, che tra l'altro parla, ho sentito, un perfetto italiano, il quale diceva, in Europa occidentale non avete capito una cosa, che se per qualsiasi motivo, ci fosse un attentato o cadesse Zelensky per una ragione politica, oppure che Zelensky decidesse di fare la pace, a Kiev facciamo la rivoluzione per portare alla guerra fino a che non abbiamo deciso di farla. Quindi c'è un problema di fondo che riguarda direttamente le persone e le popolazioni ed è un problema che a un certo punto, anche qui scusate il francesismo, se ne frega di quello che pensa la grande finanza, perché se la popolazione ucraina quella guerra la vuole continuare, Zelensky o non Zelensky, quella guerra la continua e con loro la continueranno probabilmente quelli che hanno avuto i russi sulla testa per 50 anni, come sono stati i baltici, come è stata la stessa Finlandia che costruisce a un certo Buono. punto, preoccupata di quello che gli arriva in casa, costruisce quei famosi muri che da noi i muri non li abbiamo più. Abbiamo una percezione diversa delle cose. Ci sono persone che sono disposte a fare sacrifici che noi probabilmente consideriamo giustamente intollerabili, venendo anche da un periodo che è stato quello del lockdown, della crisi dovuta alla pandemia. E ci sono delle popolazioni che, se la mattina dopo richiamassero tutti alle armi, probabilmente le armi le prenderebbero in mano. Allora, questa cosa, francamente, o viene disinnescata da una diplomazia che probabilmente noi non vediamo e tutte le volte che ci Chiaro, incontriamo certo. qui da lei, Ermanno, io lo dico, io mi auguro sempre che ci sia un fronte diplomatico che noi non stiamo vedendo, che lo scopriremo nei libri di storia fra 10, 20, 30 anni e che adesso in questo momento non stiamo vedendo, perché se non fosse così, è una partita a biliardo fra persone che sono bendate. E dove va la palla, va. Questa è la sensazione vista da fuori.